Innanzitutto ci muoviamo tra queste tre possibilità, questo è un tema che rivedremo durante la presentazione. Non è detto da nessuna parte che un soggetto con disturbo di personalità debba essere trattato o comunque voglia essere trattato. Esiste una popolazione molto ampia, estremamente ampia, di soggetti che rientrano in una o l'altra di queste categorie, che in buona parte della loro vita o per tutta la vita sfuggono, evitano il contatto col medico, con lo psicoterapeuta, non si cura, sia in termini farmacologici, in termini di psicoterapia di tipo e così via. L'altra grande possibilità, quella un pochino più ardita se vogliamo, è trattare il disturbo di personalità in quanto tale, non nelle sue potenzialità di crisi, diciamo così, di acuzie, di chiara alterazione emotiva, comportamentale. La base dei disturbi di personalità è un compito arduo, poi lo vediamo parlando dei singoli disturbi, quindi indipendentemente dalle manifestazioni psicopatologiche o comportamentali del disturbo, curare ad esempio il disturbo schizoide in quanto tale, o il disturbo dipendente in quanto tale, farmacologicamente intendo, è qualcosa che evidentemente si può fare, ma raramente si fa. C'è un altro episodio emotivo che raramente un soggetto non gravemente sofferente o non in stato di acuzie richiede un intervento medico in generale. Quello che invece è l'evento di gran lunga più comune è il trattamento dell'aspetto sintomatico comportamentale nella sua emergenza, del comportamento impulsivo aggressivo, l'isolamento sociale grave, quel limite che esiste tra schizotipia e delirio, quel confine. Esistono tante situazioni di isolamento sociale del paziente evitante che pur anche senza ricadere ancora nella categoria diagnostica successiva, comunque dimostra comunque un livello di sofferenza, di disadattamento che giustifica il trattamento e che spesso lo porta o a richiedere o ad accettare. Ecco, tra questi tre poli si gioca tutto quello che è il campo del disturbo farmacologico di questo tipo, del trattamento farmacologico di quest'area di patologia. Poi il razionale del non trattamento, ho detto prima che la maggior parte dei pazienti non vengono trattati. Perché non li trattiamo? Intanto perché non sappiamo che trattare, o meglio non abbiamo ancora dei modelli, non nel disturbo mentale, ma tanti modelli in testa, vedo no che siano. Noi quando impostiamo un trattamento diciamo sì, dobbiamo rallentare la dopamina, mettere più serotonina, blocchiamo questo, abbiamo degli schemi in testa su cui riferiamo la nostra scelta del trattamento. Questi schemi in testa non ce li abbiamo nel caso dei disturbi di personalità, o se li abbiamo sono molto più indefiniti o sono presi in qualche modo esportati dai modelli che utilizziamo per i disturbi mentali maggiori associati al disturbo di personalità. Come se pensassimo a un terreno neurobiologico sfumato, più genotipico che fenotipico, diciamo così. Il fatto di non avere un modello in testa ci limita, perché non sappiamo bene anche da che parte andare a parlare. Un concetto base che è molto diffuso, in parte è vero, che si tratta comunque di una condizione costitutiva, che un soggetto è fatto così, punto e basta, che non cambierà mai, che non possiamo far sì che un soggetto schizoide diventi non schizoide, che un ossessivo compulsivo di personalità diventi un'altra cosa. Si tratta di tratti costitutivi, tratti già in termini intermedi, ma comunque di condizioni di base su cui possiamo fare ben poco. Si tratta essenzialmente, questo è un tema da ribadire, di espressioni fenotipiche di una diatesi genetica che si esprime così invece o prima che di un disturbo mentale grave, specifico e più o meno corrispondente. È già difficile curare un disturbo mentale, è ancora più difficile curare una base fenotipica che non ha ancora un livello sintomatico. La maggior parte dei casi si dice le stesse cose fioriranno, aspettiamo, finché così tutto sommato è compatibile con la vita. Se questa cosa diventa qualcosa di peggio, se uno schizotipico diventa schizofrenico, allora rinviamo ad allora un possibile intervento, abbiamo le idee più chiare, abbiamo dei modelli più definiti in testa, abbiamo una maggiore accettazione del trattamento ambientale e personale, e appunto questa cosa che dico, si aspetta che succeda qualche cosa, si sta a vedere. Per fortuna non succede quasi mai niente, lo schizotipico rimane schizotipico, uno su tanti diventano schizofrenici e così via.
però l'atteggiamento più diffuso, in assenza di una cuzia di qualche tipo, è aspettare e vedere quello che succede. È evidente, lo dico e non lo dico più, nel senso che lo do per scontato, il mio tema è un altro, la psicoterapia è molto importante in molti disturbi di personalità. È un qualche cosa che in molti casi è un aiuto sostanziale, o se un altro ad evitare quella progressione verso una psicopatologia più conclamata, più sintomatica, più grave. Io parlo di altro, ma do per scontato che tutto questo esiste, che tutto il mondo variegato della psicoterapia può avere un ruolo importante in questo tipo di intervento. Invece, siamo più pragmatici, qual è il razionale del trattamento? Quello che ho detto prima, intanto di poterci riferire a dei modelli che noi estrapoliamo in misura ridotta rispetto ai modelli che utilizziamo per gli studi mentali corrispondenti. L'ho già detto, la stessa famiglia, il sistema, trovamergelo, noi curiamo gli schizotipici in questo modo qui, come se fossero degli... avete uno stesso modello, uno stesso terreno patogenetico, in base a quello noi curiamo in qualche modo, più o meno allo stesso modo. Una correzione secondo me molto razionale, ma non sempre considerata, è che tanto prima noi interveniamo sul disturbo di personalità, tanto più intanto le conteniamo lo sviluppo e tanto più riduciamo la possibilità che questo soggetto poi stia veramente male dopo. Insomma, un soggetto evitante curato prima spesso non sviluppa un disturbo di panico come invece succede a tanti di loro. Se prima viene approcciato o sul piano psicoterapeutico, o sul piano di un trattamento farmacologico mirato, sugli stessi modelli di riferimento del disturbo di panico, SSRI, serotonina, quello che sappiamo, ma già un trattamento precoce in età giovanile in qualche modo potrebbe dare un effetto di riduzione del danno o di rallentamento o controllo della progressione, perché l'obiettivo è quello di modulare in qualche modo un terreno biologico prima che questo diventi così alterato da produrre sintomi. Questo è lo schema mentale che giustifica un trattamento. Questo soggetto sta malino oggi, è possibile che sia malino tutta la vita, ma se lo curiamo forse non sarà malissimo, come invece a qualcuno può anche succedere in termini diagnostici, ma tanto più quando noi curiamo, conteniamo, preveniamo da alterazioni gravi di questi problemi, no? L'aggressività del borderline, le manifestazioni clamorose, gli distrogati, quello che volete. Quando noi interveniamo su quell'area di confine tra il terreno predisponente, il disturbo e le manifestazioni sintomatiche più conclamate. E preveniamo, questo è l'aspetto razionale che ho già detto, che lo stesso tipo diventi schizofrenico. Importantissimo, noi trattiamo anche la comorbidità, ma non soltanto quella tra un disturbo di personalità e un disturbo, diciamo, di asse primo. Questo è evidente che va curato. Spesso noi vediamo pazienti con chiarissimi disturbi di personalità da tanti anni che vanno dal medico quando è in sotto qualcos'altro. Noi curiamo di qualcos'altro, ma teniamo conto che questo si impianta su un terreno predisponente e o interveniamo in qualche modo anche su questo, o il soggetto uno risponde molto meno ai trattamenti che noi facciamo sul sistema principale, oppure comunque se persiste, permane una condizione di rischio che aumenta molto il rischio o di una remissione incompleta o di una ricaduta futura. E la comorbidità che più ci mette in difficoltà non è soltanto questa, è quella tra disturbi di personalità. Con conto fare un bel elenco di categorie, classe A, B, C, quelli che vogliamo, ma poi nella vita reale sappiamo che è ben difficile trovare un pulito disturbo narcisistico di personalità, un pulito schizotipo, c'è sempre un po'. Lo schizotipico è anche ossessivo, il narcisista anche istronico e così via. I tratti misti sono una condizione che appartiene assolutamente alla realtà della nostra vita clinica, che ci complica spaventosamente le idee, che è già difficile avere in mente un modello, ancora più avere in mente due concomitanti nella stessa persona. Però va detto è così. E questo è quello che spesso ci porta a emettere quella diagnosi che disturbo di personalità NAS. È evidente, ogni NAS vuol dire che non abbiamo capito, vuol dire che non abbiamo individuato l'aspetto centrale del problema, però è indicativo del fatto che non sempre, cioè raramente,
Lui formuliamo una diagnosi precisa, una bella categoria, vale anche per l'asse primo. La maggior parte dei pazienti non sono il disturbo di panico, sono siderosi con tanti aspetti di psicopatologia, alcuni dei quali in qualche modo lo portano a rispondere ai criteri del disturbo di panico. Dosaggi minimi efficaci, certamente, non dobbiamo. Sono soggetti in cui la collaborazione è sempre veramente al limite, no? Un sovradosaggio è un modo sicuro per perdere il paziente prima di ottenere qualche cosa, anche perché per modificare un terreno presintomatico basta poco, basta mezzo milligrammo di antipsicotico, di risperidone, per dire, a contenere uno schizzo tipico, a limitare il rischio che possa evolvere in schizofrenia. I minimi efficaci da una regola, l'ho già detto, evidentemente quando ci possiamo permettere anche un aiuto, un'integrazione con l'intervento psicoterapeutico, questo è evidentemente un effetto sinergico sempre positivo. Il trattamento del quadro sintomatico, il comportamento. Che ci proponiamo quando diamo antidotico valproato a un borderline? Di far sì che sia meno borderline? No, sappiamo che tale rimarrà, ma di contenere l'aggressività di quel momento, l'impulsività aggressiva, quell'instabilità vertiginosa del suo umore che lo porta a esaltarsi, a suicidarsi, a fare quello che vuole. Noi abbiamo un target che non è il disturbo, ma quegli elementi disfunzionali, disadattivi gravi che esprimono il disturbo. Questo dobbiamo saperlo, lo sappiamo benissimo, no? A volte i pazienti fanno confusione, ma è così. In tantissimi casi noi sappiamo bene che non curiamo il disturbo, curiamo le manifestazioni di qualche cosa che è di base, che in certi momenti della vita di una persona diventa particolarmente importante. È più facile curare il comportamento, dell'emotività, della psicopatologia, lo sappiamo, ma non perché noi dobbiamo sedare e stendere i pazienti, perché per fortuna il comportamento si controlla meglio, esistono degli interventi o con stabilizzatori, con antipsicotici che sono rapidamente efficaci nel normalizzare un comportamento, molto più lenti nel normalizzare o stabilizzare delle alterazioni affettive, emotive e così via. L'aspetto psicosociale e relazionale è fondamentale. Un tempo si diceva, non so se esiste ancora, la personalità è quella condizione, un disturbo in cui c'è una grave sofferenza del soggetto o dell'ambiente che lo circonda. Questo è un criterio strano, è molto, molto concreto. È come se l'anomalia della persona dipende dalle conseguenze che questa induce nel suo contesto. È benissimo, un antisociale non soffre per niente, quasi mai, e induce moltissima sofferenza nel suo ambiente, con borda delle condizioni di personalità fortemente patologiche, fonte di grandissima sofferenza, non tanto per chi le sperimenta, quanto per tutti gli altri che introducono in contatto. Modificare questo è molto difficile, naturalmente, ma quando noi tentiamo di curare comportamento e attitudini relazionali di questi soggetti, a questo contiamo. Non tanto fare delinquere meno un antisociale, fa sapere male la moglie dell'antisociale, che intanto si è sposato e quindi ha avuto un traumismo, questo certi aspetti della sua vita, ma in qualche modo per prevenire gli aspetti comportamentali e relazionali che spesso rappresentano il fulcro della patologia e quindi anche il rapporto interpersonale rappresenta qualcosa di assolutamente fondamentale. Sotto questo aspetto, questo intervento sintomo è indipendente dal percorso psicoterapeutico che un soggetto può fare o non fare. Anche un soggetto in psicoterapia può sfondare le porte, noi vogliamo, lo vogliamo che sfonda le porte, indipendentemente dal fatto che sia o no in psicoterapia, che questo sta andando bene o sta andando male. I confini sono qualche cosa che veramente, e questo è il problema della psichiatria, il confine tra anomalia e patologia, in alcuni casi è più facile, che abbiamo un continuo assolutamente, no? Da parte, ammesso che esistano i normali, i tratti di personalità, tutti abbiamo dei tratti di personalità, sono tutti fatti in modo diverso dagli altri, no? Chi è più tendente alla pressione, all'ossessività, alla bizzarria, alla facilità, alla rabbia e così via, ma questi sono tratti, il modo di essere legato ai nostri geni, alle nostre esperienze, a come siamo fatti, a come siamo cresciuti, non sono disturbi. Ma qual è il confine tra tratto e disturbo? È veramente difficile mettere un cutoff, assolutamente no, anche perché il disturbo si manifesta, l'abbiamo già detto, anche si autodiagnostica, anche in rapporto alla relazione con l'ambiente. Un borderline si dice certo, poi se borderline è fatto di fare,
al massimo a sbattere la testa alla palma, ma non fa male a nessuno, non c'è un problema relazionale, non c'è una situazione familiare che va in crisi perché un soggetto è borderline. Il contesto è fondamentale per evidenziare, mettere in evidenza l'alterazione della personalità, che poi in alcuni casi, pochi per fortuna, rispetto a quanti sono i soggetti con disturbi di personalità, pochi procedono verso disturbi mentali di classe 1. Certamente alcuni sì, ma è difficile dare i numeri, ma insomma è veramente è una minoranza, ma il rischio esiste come? Che uno schizzoide sia propenso a diventare schizofrenico, che un disturbo di personalità paranoide possa sviluppare un disturbo delirante e così via, è una cosa che sappiamo tutti, e la ricordiamo quasi sempre dopo, non tanto prima. Vediamo un soggetto paranoico, diciamo, lei com'era prima di carattere, e viene fuori suscettibile, permaloso, tutto quello che 10 anni prima sarebbe stato diagnosticato con un disturbo paranoide della personalità. Ma questo è un qualche cosa che noi scopriamo quasi sempre dopo. Quando lo vediamo prima, non dopo, perché è sicuramente successo, noi vediamo i casi in cui questo avviene. Quando interveniamo prima, quando vediamo prima un caso, è veramente difficile fare gli indovini. Oh, ho già detto, è frequentissimo il fatto di avere dei tratti delle sovrapposizioni, delle coesistenze, delle comorbidità, quello che volete. Qualche cosa che in qualche modo rende sì che un soggetto anche chiaramente disturbato sotto questo aspetto non ricade esattamente in una delle 10 categorie a cui facciamo riferimento. Che fase ha un trattamento farmacologico? E qui intorno anche l'opinione, naturalmente. Precoce, rarissimamente viene messo in atto. Quando ci si accorge che un ragazzo ha alcuni aspetti di personalità, potrebbe essere razionale intervenire presto per tentare non di far sì che sia quello che non è, ma di smussare gli aspetti più critici di questo modo di essere, di limitare i danni e forse di prevenire il rischio di insorgenze successive, di disturbi più gravi. Si fa quasi mai, questa è una regola, si aspetta, al massimo si fa la domanda a fare psicoterapia, cioè, è difficile, passa prima per l'intervento dello psicologo, prima che quello dello psichiatra con i farmaci che ha a disposizione. Quello della pelle, l'abbiamo già detto prima, il tentativo di curare gli aspetti anche evidenti di disadattatività di base anche in assenza di un quadro comportamentale sintomatico importante. È un intervento già più razionale, quello precoce secondo me è più illuminato, ha più senso, ha più utilità futura. Quello della pelle a volte è necessario, a volte no, è già più inquadrabile in uno schema. Quello che facciamo quasi sempre appunto è quello sintomatico. Quando il paziente sta chiaramente male, anche se ancora non ha un disturbo conclamato, diagnosticabile di classe 1, noi qualcosa facciamo. Il paziente è borderline sofferente, l'aggressività, l'evitante che rimane chiuso in casa anche senza essere ancora chiaramente agorafobico, tutte quelle cose che possiamo in questo modo esercitarci in mente. Tanta paziente noi curiamo indipendentemente dalla diagnosi, questo lo sappiamo, abbiamo un rapporto, diciamo così, oggi un termine abusato, ma dimensionale, noi curiamo alcune dimensioni di psicopatologia, indipendentemente dal fatto che queste in qualche modo connotino o meno una diagnosi principale ben definita. Nel caso di questo tipo di patologie noi curiamo le dimensioni psicopatologiche anche prima che queste diventino disturbo mentale. Questo è relazionale. L'altro trattamento preventivo, questo è evidentemente preventivo, una volta che abbiamo chiaramente inquadrato un soggetto come gravemente affetto a un disturbo di personalità, è corretto, aiutiamolo a non diventare bipolare, o quello che è, naturalmente. Ovviamente, tutto questo è comprensibile, queste fasi sono in qualche modo integrate fra di loro, no? Né uno studia l'altro. La realtà clinica, che forse a parte la prima, che è una scelta che si può fare o non fare, le altre tre fanno parte del trattamento di base generale di questi soggetti. Allora, entriamo nello specifico. Entrando nello specifico, notiamo subito una cosa assolutamente critica, lo schema. Noi facciamo riferimento a degli schemi, gli disturbi di cluster A usiamo più antipsicotici, quelli di cluster B gli stabilizzatori,
grazie al cibo, niente depressivo. Dove sta scritto, quale foglietto ministeriale c'è, cioè questo non è assolutamente nessuno. Intanto, vedete, abbiamo tre schemi, due schemi importanti, i cluster, i singoli disturbi che veramente vediamo in modo pulito, definito, molto più spesso li vediamo commisti, e ci va già bene, se sono disturbi commisti nello stesso cluster. Spesso vediamo soggetti che hanno tratti dell'uno e dell'altro cluster, allora i giochi saltano, i schemi saltano, vediamo, antipsicotici o stabilizzatori. Adesso questo è uno schema. Come tutto quello che noi utilizziamo come schema non ha nessun riferimento con la realtà del singolo soggetto che vediamo. Non è detto che dobbiamo di forza curare un istrionico col valproato. Abbiamo questa possibilità. I modelli che abbiamo in testa ci dicono che fosse più utile ottenere qualche cosa se usiamo quello invece di quell'altro. Però sono schemi. Nessun paziente è uno schema, nessun paziente ricade esattamente nei criteri di un modello. Però se noi facciamo capire, questo è vero. Nella pratica linea noi andiamo molto più antipsicotici ai soggetti di classe A, molto più stabilizzatori di classe B e così via. È un orientamento generale attraverso cui ci muoviamo di fatto. Non è, questa è la teoria, questo è il dato dell'esperienza. Ci mancano, mancano molti modelli operativi che ci dicano i modelli predittivi, biologici, dell'intervento farmacologico in questo campo. L'esperienza ci dice che in parte in base ai modelli, in parte in base alla realtà, questo tipo di scelta di massima è quella più razionale, in qualche modo più efficace. Il cluster A. Il cluster A è qualcosa che spesso ci sfugge, perché gli schizzoni stanno da qualche parte, non trovano nessuno, i paranoidi, poi non più sono gente antipatica, suscettibile, litigiosa, ma raramente vanno dal medico. Lo schizotipico si va a notare di più, un po' più bizzarro, un po' più eccentrico, ma spesso non è sofferente. Quanti schizotipici conosciamo che stanno benissimo così come sono? Quelli che si occupano di telepatia, fenomeni paranormali, ufologia, niente, magari qui dentro c'è qualcuno, magari anche io, nel senso che sono interessi che non connotano una sofferenza, una patologia, connotano una tipologia di interessi e un'eccentricità di fondo che diventa grave quando si sposta a livello relazionale, quando diventa idea di riferimento, quando raggiunto un livello sintomatico, ma è un livello sintomatico spesso temporaneo, provvisorio, oscillatorio, non è un delirio, no, passa dall'altra parte, evidentemente. Li vediamo poco. Se dovessimo pensare a uno schema di intervento, tuttavia, avendo in mente qualche modello che poi vediamo, avrebbe senso forse utilizzare di più disturbo schizoide, cui farmaci danno teoricamente una maggiore efficacia sul vecchio concetto di sintomi negativi. Dico vecchio concetto, poi il tempo passa, quello che era una scoperta fondamentale qualche anno fa, adesso siamo un luogo comune e l'esperienza ci dice quanto sia poi difficile mettere veramente a fuoco il sintomo negativo, il modello stimare 5HT2, quello che sappiamo tutti, no? È stata una costruzione mentale utilissima qualche anno fa. Per capire meglio la schizofrenia è un po' datata adesso, l'abbiamo tutti nella nostra esperienza ridimensionata, ma se facciamo il riferimento ai modelli che ancora quelli sono, siamo attivi su questo tipo di sintomatologia, respiratori, aripiprazolo, altri simili, sono forse più efficaci di altri. Lo schizotipico, che probabilmente rappresenta l'espressione fenotipica della diatesi genetica alla schizofrenia, in assenza di schizofrenia, si avvicina un po' più al modello classico, anche perché è più portato verso quella produttività sintomatica, appunto idea di riferimento, un giudizio molto labile di realtà, è a un passo dalla schizofrenia. Se spettura un po' diventa schizofrenico. E quindi i modelli che noi abbiamo in mente sono quelli della schizofrenia. Iperattività di dopamina, perché dico questo? Perché giustifica anche il fatto di poter utilizzare farmaci di vecchia generazione. Compreso il vecchio fisoprato all'operitolo, il bloccante selettivo dei D2, in alcuni casi anche a basso dosaggio, in queste situazioni implica quel minimo di contenimento di un sistema dopaminergico pronto a metterci dopo in movimento, che ha un effetto tutto sommato contenitivo, terapeutico, preventivo e così via. Nel paranoide lo stesso, naturalmente. Quindi direi che bloccare il D2 è fondamentale in questi casi, sono tutti soggetti pronti a delirare, non è detto che devono farlo, sono pronti a farlo,
lo fanno se si presenta l'occasione, se poi la vita va in un certo modo, ma se sono comunque pronti a farlo, se metteranno un pochino a freno il loro sistema dopaminergico a livello limbico, i vecchi modelli, che per me interessa certamente, qual è il problema? Che questi non ci pensava niente a curarsi, naturalmente, qual è il soggetto geloso va a curarsi perché è geloso? Non c'era neanche quando di Dio e gelosia, tanto meno prima, no? Che sono soggetti che sfuggono. Questo è un modello di Eolico, insomma, in realtà che queste persone ben raramente vengono da parte nostra. Li vediamo un po' uno per uno, non fare una cosa, vado veloce, altrimenti faccio una cosa di estrema università, non voglio fare una lezione accademica, cosa non ho di provare. So, comunque il modello, ad esempio, il disturbo, quello che prendete, il disturbo che se abbiamo comunque un modello di ipotiretoma, qualcosa che in qualche modo si avvicina al del contesto dei sintomi negativi. L'ESE che lo sapete, cioè il dente che rimane sola, che non lavora, che vive in vita solitaria, che in qualche modo si avvicina in qualche modo all'Occam, i soggetti che partono autistici, cioè lo schizzoide è l'adulto più simile all'autistico infantile che poi crescerà, ma l'età adulta a volte è difficile anche, che mi dico, questo è sempre stato così o si è diventato. Quindi ancora è un Occam che in qualche modo li avvicina molto. Certamente aumenta il rischio di disturbi di schizofrenia essenzialmente di tipo negativo, anche però gli aspetti di tipo depressivo, il rischio comportamentale di incongruità, sono soggetti imprevedibili, no? E il sacrestano una volta fa qualche gesto aggressivo, sono persone che fanno una vita povera, ogni tanto hanno diciamo, botte di testa, che non sono mai previste in quanto persone tranquille, isolate, miti. Così tanto invece hanno un'impulsività, da parte di qualche ragionamento imprevedibile, che li porta a commettere delle azioni appunto non previste prima. I farmaci, certamente esempio, il vibrazolo, a volte, attenzione, anche blandi dosi antidepressivo, stabilizzatore, qui l'intervento è veramente dimensionale, veramente individuale, personalizzato, non c'è lo schema, la linea guida per questo tipo di disturbi. È molto dubbio che faccia la psicoterapia naturalmente, ci pensava niente. Si sta fanno a tutte le difficoltà di transfert che gli analisti ben conoscono. Veramente più semplice il problema con gli schizotipici, dopaminergico instabile, l'esito, ammesso che non diventa un disturbo, aspetti essenzialmente relazionali, emarginati, sostanze, gente che fuma cannabis. È un dato di fatto, oltre che i borderline, sono questi i più grandi controllatori di cannabinoidi, perché hanno quell'aspetto di aumento del senso di realtà, che tutto sommato è il loro mondo, sono soggetti che vivono al limite della realtà e ci stanno bene. L'uso dei cannabinoidi, più che di altre sostanze più potenti, incrementa questo stato e spesso è l'interruttore che fa fare il passaggio alla psicosi conclamata. E chiaramente la schizofrenia di tipo paranoide, disorganizzato, tutti i positivi, il rischio più importante è il rischio comportamentale e l'imprevedibilità, l'eccentricità patologica, il fatto di diciamo, l'autoemarginazione sociale rapporto all'eccentricità eccessiva del comportamento. Antipsicotici, mai antidepressivi, che non sono mai depressi, destabilizzanti soltanto se il comportamento è in qualche modo alterato. Pure questa è veramente una scarsa motivazione, scarsa nulla, è una scarsa utilità da percorso di psicoterapia. L'abbiamo già detto, il paranoide è quello che è pronto a derivare, quindi gli blocchiamo i recettori come possiamo. L'esito è una vita brutta per loro e per chi li sentono, essenzialmente i familiari, l'outcome clinico, il disturbo derivante, lo schizofrenia paranoide. Sono soggetti violenti, potenzialmente violenti, la maggior parte del tempo si dicevo suicidi, oggi femminicidi, ma tanti di questi sono soggetti che quando si ricostruiscono prima hanno chiaramente di questo tipo di personalità che li portano a commettere atti anche non su base chiaramente derivante, ma sono una sorta di rigidità comportamentale e di risposta violenta a questo tipo di difficoltà relazionali che li fa essere soggetti a volte veramente pericolosi. Trattamento evidentemente antipsicotici, stabilizzatori di casi di condotte violente, attenti, però queste sono condotte violente quasi mai impulsive, quasi mai imprevedibili, quindi è qualcosa che risponde un po' meno di altre. D'accordo? Non possiamo dare l'epa che in vita un paranoide, ecco, perché non se lo prende essenzialmente, proprio perché a volte diventa eccessivo, se non c'è una fase di
incremento dell'aggressività, in alto agua è una terapia di troppo in buona parte del tempo. E poi questi non fanno psicoterapia, non ci vanno, non fanno, non interessa. Quattro figli, il regno della disregolazione, mentre per il cluster A esiste un modello di base, il sistema dopaminergico, per questi non esiste. Ci attacchiamo a dei modelli strani che rispondono all'altro lato, rispondono, e quindi facciamo in qualche modo dei parallelismi patogenetici con i disturbi dell'umore, anche sulla base che spesso queste persone, quando stanno veramente male, diventano depressi, bipolari, quindi debordano verso l'area affettiva, e questo non è indifferente come dato. Però questo non ci mette affatto in mano un modello di trattamento. Se diamo antidepressivi, questi saranno benissimo. Se diamo antidepressivo a borderline, quasi sempre, questo viene. Fa ancora peggio di quello che farebbe senza, quindi non è un trattamento. Se il modello è quello del disturbo affettivo, il trattamento non è quello del disturbo affettivo di ampio depressivo, l'obiettivo è stabilizzare. Ma mentre ad esempio nel caso del borderline, vediamo, nel caso del borderline abbiamo dei target comportamentali classico, la condotta impulsiva aggressiva, che comporta tante altre cose, di impulsività, di scontrollo, le condotte d'abuso, la grandissima maggioranza dei soggetti dipendenti da qualche cosa, in termini di sostanze, sono borderline, non c'è dubbio che è cannabinoidico, qua in omoni, in tempo di omoni, e questa è l'area che maggiormente predispone. Possiamo curare questa, difficile, una volta instaurata, se noi trattiamo i soggetti prima, una volta riconosciuti, inquadrati, tentiamo di stabilizzare le loro onde affettive, allora forse riduciamo il rischio che diventino cannabinomani. Una volta che lo sono, preferisco la cannabis a Devarin e vanno avanti per quello che sono. Noi trattiamo di base, trattiamo il comportamento, è un dato di realtà. Esistono tanti tentativi coraggiosi di fare psicoterapia in questi casi, secondo tecniche diverse, di gruppo, comunità dedicate a questo. Coraggiosi perché è difficile, evidentemente, perché è un campo in cui manca la motivazione, manca la consapevolezza, è tutto molto parziale. Un borderline è mai simile a se stesso, dove di oggi non è così dopo domani, e il trattamento è difficile possa seguirlo nel tempo, oggi o dopo domani, naturalmente. Quindi bisogna puntare a stabilizzare, sapendo che la stabilizzazione è un processo lento, che noi dobbiamo mettere un soggetto sotto della via, perché ha sfasciato una porta, sperando che la continui nel tempo, non ha sfasciato porte. È un problema di difficoltà, non è indifferente. Sappiamo tutti che utilizziamo anche antipsicotici, è un dato di fatto, quanti pazienti prendono l'anzapina o qualcosa di simile, tantissimi. Perché? Boh, poco chiaro, non sono soggetti psicotici, non sono soggetti, se diventano psicotici, hanno sintomi psicotici, sono sintomi affettivi, puntiformi, momentanei, hanno preso cocaina, non sono soggetti di base affetti a questo tipo di compito, però rispondono bene. Come se sfruttassero bene quella confusa azione stabilizzante dell'umore che è condivisa da molti farmaci ufficialmente antipsicotici. Con l'anzapina, lo sappiamo. Esistono dei farmaci che fuori indicazione sono stabilizzanti dell'umore. È come se questi soggetti fossero più sensibili a questo tipo di intervento, che non ha un meccanismo che abbiamo definito neurobiologico a cui fa riferimento. Un salto antisociale, nel caso di un soggetto non ci pensa per niente a curarsi, non ho mai curato un antisociale in quanto tale, quando mi ha detto vorrei curarmi perché sono fatto così, li vedo istigati carcerari, a volte in GSM, li vedo le REMS, ma qualche cosa di veramente che sfugge alla pratica psichiatrica normale. Ammesso il rischio della condotta aggressiva criminale, ammesso che è sicuro, noi dobbiamo stabilizzare l'umore, ma soprattutto il comportamento, con i stabilizzatori, antipsicotici e così via. Mai fatto sì, mai, non credo che un solo non mai fatto sì per essere antisociale. Sono casi difficili, perché sono veramente casi che non ricercano mai l'aiuto dello psichiatra. L'istronio, qui potevo parlare per tantissimo tempo, l'istronio, l'isteria, non c'è nessun meccanismo neurobiologico noto, che sicuramente non lo possiamo noi, noto rispetto a quella che è la base cerebrale dell'isteria, diciamo un termine clinico con cui chiamiamo questi pazienti.
anche se non sono sintomatici. Il problema è del paziente, soprattutto di chi gli sta intorno, sono soggetti a rischio sintomatico importante, i subiti sudativi, sottoformi, l'umore, sono soggetti molto sintomatici, un po' in quanto tali, un po' in senso manipolativo, relazionale del loro disturbo, un po' per specificità di potenziale evoluzione e così via. Il trattamento è veramente pragmatico e non razionale. Più questi pazienti sono stabili nell'umore, più è facile che non arrivino a quei picchi di alterazione emotiva che fanno scattare il livello sintomatico, dissociativo, somatoforme e così via. Più il paziente sta, termine fortemente, tranquillo, e meno è probabile che raggiunga un livello sintomatico. In questo campo è molto importante la psicoterapia. Questa è una cosa che sappiamo tutti. Freud si diverteva molto con questi, la psicanalisi è andata con questi pazienti, quindi insomma è un campo in cui è veramente il terreno uno dei terreni privilegiati degli interventi. Nessuno sa cosa sia nel cervello di un soggetto narcisistico, quasi è il modello di parto su cui fa riferimento. Il problema loro in questo caso è il disadattamento sofferto da chi si sta intorno, più che dai pazienti, familiari, colleghi, soggetti spesso impossibili, intrattabili, difficilissimi, stanno benissimo, soffrono soltanto se vengono fermati, se vengono contrastati, altrimenti l'ordine di sofferenza intrinseco è praticamente uno, si piatta il rotolo, vado alla medico, quindi è veramente una categoria che difficilmente compare nella nostra osservazione. Che rischio ha di esagerare, di fare cose eccessive, spese eccessive, ma non in quanto maniacali, in quanto il loro senso di sé esaltato di volte proprio delle condotte a volte inadeguate rispetto a quello che possono fare. Pure in questo caso, vedete questo abuso, questa abilitazione, non è un abuso, è che noi utilizziamo quello che abbiamo. No, va provato a tutti, non è che noi abbiamo provato a tutti, ma di fatto ci sono delle condizioni in cui ci mancano i modelli operativi, forse in futuro altri farmaci. C'è tanta attenzione sul glutammato e potrebbe essere un'attenzione giusta, qui c'è un livello, attenzione, apro una parentesi così, tu vedi che nasce a livello corticale, non è un problema limbico, quello del proprio soggetto con il tumore narcisistico, è un soggetto che sa, oltre che sentirsi, sa di essere in un certo modo, anche l'istronico modo nel rapporto con gli altri, diciamo, noi facciamo sempre riferimento a quello che viene sotto la corteccia, ma in certi casi è importante la corteccia e come. Forse in futuro, modulando in qualche modo anche il sistema glutamatergico, che è quello che dall'alto controlla quelli sottostanti, avremo qualche possibilità in più, allora sapremo meglio quello che possiamo fare. Adesso ci limitiamo a quello che possiamo fare e questo è semplicemente tenere in basso il livello di reattività emotiva, reattività affettiva. L'approccio questo soprattutto fa, aiuta a contare fino a 10, no? Frena quella reattività immediata che nell'istronico induce il disturbo somatoforme, nel borderline induce la crisi aggressiva, il narcisistico induce un comportamento esagerato, un aumento del controllo razionale, del tempo di reazione aiuta a razionalizzare le possibilità di controllo. Per questo motivo questo cluster, il cluster è drammatico, non lo cluster, drammatic cluster, in cui l'aspetto dell'eccessività rappresenta l'elemento centrale, in qualche modo viene in ogni aspetto contenuto da un trattamento che frena questa eccessività. Tenendo conto, ho già detto prima, che è difficilissimo trovare un disturbo pulito narcisistico, un disturbo pulito. Spesso vediamo pazienti che hanno un po' di questo, un po' di quest'altro, un po' borde, un po' di sacrato. Insomma, è difficile avere 4-5 modelli in testa. Utilizziamo quello che abbiamo e freniamo alla base tutto un livello disfunzionale che di volta in volta poi può colorarsi nell'uno o nell'altro aspetto sintomatico. Il cluster C, quello che in qualche modo è più vicino alle turbulenze. E quindi insomma è facile per niente, ma sono per dei modelli più semplici. Sono soggetti che rappresentano in pectore un potenziale stato precedente di disturbi che siamo in grado di diagnosticare abbastanza bene dopo i DOC, gli disturbi di panico, perché abbiamo in testa dei modelli anche più calzanti che in altro. E cosa facciamo? Se vogliamo curare questi, come detto, né che vogliamo curarsi né che dobbiamo utilizzare gli stessi modelli curativi degli altri disturbi. Abbiamo questi ipotetici, questi
sistema di ottenere i nostri punti di forza, il nostro complesso vedivo, come noi senza di questo non sapremmo che cosa fare, quindi se non si senza il complesso vedivo, se non facessimo riferimento a un deficit serotonergico, abbiamo per fortuna questo in testa e lo adattiamo questo modello a tante situazioni, agli ossessivi, ai panicosi, all'ansia generalizzata, ai post-traumatici, no? E quindi di volta in volta anche nelle condizioni di base precedenti utilizziamo lo stesso modello. Che succede a un disturbo dipendente non trattato? È che evidentemente fa una vita povera, fa una vita povera in quanto non è in grado, limitatamente in grado di stabilire relazioni. Se le stabilisce talmente forti che diventano esclusive e comunque poi non è in grado di farne a meno. E quindi è una condizione che limita, una condizione di limitazione delle possibilità di vita relazionale, affettiva, operativa di queste persone. Ci chiedono aiuto? Quasi mai. Questa è una cosa che noi ricostruiamo dopo, quando abbiamo un soggetto che ha avuto diversi disturbi depressivi, che ha avuto lutti patologici, che si è suicidato dopo che si è separato dalla moglie, gente che soffre il trauma della separazione, che soffre l'abbandono, che sta peggio di quanto ci aspettiamo. No, la separazione è sempre drammatica, il lutto, la separazione, l'abbandono, quello che volete. Per alcune persone è intollerabile. Per alcune persone si raggiunge un livello di sofferenza e di trattamento talmente grave da entrare nella dimensione del disturbo mentale. Quando noi interroghiamo queste persone, che cosa troviamo? Sempre un disturbo dipendente di personalità che preesisteva. Ora, col segno di voi, ma se ci fosse curato prima, forse non sarebbe stato male. È vero. Ma se noi curassimo prima quelli che riconosciamo come tali, forse limitavamo il rischio che stanno anche stare male dopo. Il problema è che non vengono. Il problema è che nessuno, nessuna moglie va da un psichiatra perché si sente troppo dipendente dal marito, o nessun marito troppo dipendente dalla moglie, naturalmente. No? Però, solo attenzione, poi ho fatto un'esperienza, una considerazione su base all'esperienza che non si è così fa, ma è molto calzante. Io ho una lunga esperienza di osservazione di casi, di situazioni di coppia in cui un soggetto ha una blanda patologia, un tipo di pane non drammatico, spesso più donne che uomini, un aspetto al di fuori di considerazione di genere, che si curano per questo disturbo, la donna che prende paroxetina perché le serve, il panico sta più o meno meglio, ma più portata a allentare il rapporto dipendente col marito. Io ho detto, uno degli effetti collaterali della paroxetina è la separazione dal coniuge. Questo si vede poco, ma molto frequente. Ovviamente non è un farmaco che induce un'alterazione del rapporto di coppia, ma spesso aiuta un soggetto sofferente nel rapporto di coppia a fare la meno di questo. Perché? Perché è meno sintomatico sul piano del panico? No, perché agisce sulla dipendenza. Perché il livello di dipendenza da un coniuge o chi volete voi, che tiene fermo un soggetto in un rapporto in cui magari sta anche male, ma non può fare la meno, viene in qualche modo allentato dal trattamento con un farmaco serotonergico, tanto da rimettere il paziente, non è che induce un comportamento, ma lo rimette in condizioni di scegliere, cosa che non poteva prima in quanto limitato dal disturbo di base. E l'insorgenza è a tutto campo, disturbi di ansia e depressivi, e questo è qualunque tipo di relazione abbandono, che abbiamo detto, lutto, separazione, abbandoni, figli, genitori, quello che volete. Trattamento standard è sedere. Di gruppo, orientamento mio, paroxetina, ma questo è un orientamento personale. In senso sono farmaci che in qualche modo potenziano le capacità di fare a meno dell'altro, a volte anche troppo, ma almeno quei soggetti in cui esiste comunque una dipendenza patologica da qualcuno, c'è comunque un allentamento di questo evidentemente non è accaduto, una psicoterapia, un trattamento anche più efficace nel tempo della farmacoterapia. Evidentemente, il desbevidante, siamo dalla stessa parte, no? Non è che c'è una grandissima differenza, anche se sembra il contrario. Sono le persone che evitano gente, relazioni, rapporti, sono persone sole. Sono persone che rimangono sole, o comunque che hanno una vita estremamente limitata in quanto sono in tante situazioni di qualunque tipo. Sono soggetti che poi diventano orafobici, soggetti a disturbi di panico e così via. Sono soggetti che spesso noi noi riconosciamo come malati, come sofferenti, sono stili di vita, spesso sono soggetti che vengono quasi una persona a cui piace stare da soli.
che hanno, vedevo più come uno stile che come un disturbo. Questo è il concetto, questa è una trappola, non contro lo stile, contro un disturbo. Però in qualche modo è qualche cosa che è difficilmente scindibile da un'osservazione comportamentale neutra, non focalizzata su aspetti di patologia. Il rischio clinico più importante è l'attacco di panico, naturalmente, quando non riesco a evitare la situazione, l'attacco di panico, la fobia sociale, non è grandissima possibilità, trattamento con gli SSRI, naturalmente. In alcuni casi si può pensare anche a mettere SNRI per la fartina dell'oxalina, però la mia impressione è che basti meno, che basti un semplice potenziamento specifico, se lo legge chissà dove, chissà come, chissà su quale ambito cerebrale, parliamo di un modello di enorme portata anatomica, no? Se non si può leggere con bilitare, tocca tutto, noi non sappiamo qual è la struttura cerebrale che risponde meglio al trattamento nel panico, nell'ossessivo. Abbiamo degli strumenti grossolani, un SSRI potenza tutta la trasferenza cosiddetta, non soltanto in quel centro che ci interessa, ma di fatto utilizzando questi farmaci abbiamo spesso l'effetto, ovviamente la terapia individuale o di coppia a volte può essere anche estremamente importante. Qui è ancora più facile. Il problema è che spesso, non è un problema, in realtà questi pazienti uno non si cura, due non vanno curati. Cioè l'ossessività deve essere curata quando diventa dannosa, quando diventa un motivo di inibizione, un motivo per fare meno, non un motivo per fare meglio. Queste sono persone che spesso fanno bene. Quante persone hanno bisogno di essere precise, perché fanno un lavoro che se fossero cacciatori farebbero male, qui combinerebbero guai. Cioè un tratto ossessivo di base è spesso un vantaggio adattativo, non è un elemento disadattativo. È il troppo che fa stare male, e questo troppo è difficile dire quando è che scatta, no? Quando pensiamo che un bancario, uno deve contare, deve essere attento a non commettere errori nel contare le cose, beh, meglio che sia preciso, meglio che abbia qualche tratto doc, piuttosto che essere e qualche tratto di disorganizzazione, naturalmente. Quando è che sta male? Quando non può smettere di contare? Quando conta due volte, tre volte? Quando questo bisogno di precisione diventa fonte di inibizione, di sofferenza anche prima di raggiungere un primo livello sintomatico grave definito di tipo ossessivo compulsivo. Pure in questo caso il limite è assolutamente impossibile da definire, è che questo inibizione, il trattamento pure in questo caso naturalmente è come un potenziamento del sistema serotonergico. Non ci illudiamo che noi abbiamo una cura uguale per tutti, noi abbiamo una cura che agisce a un gruppo di farmaci che agiscono a tantissimi livelli diversi per ogni disturbo. Il problema è che noi non conosciamo questi livelli diversi per ogni disturbo. Quindi diamo un'aspirina che cura le raffreddure, all'ictus e così via, sapendo che fa bene un po' tutto. Ma sono qualche cosa che certamente mi darà, speriamo, una conoscenza più specifica, più dettagliata dei singoli meccanismi d'azione. Allora, andiamo verso la fine. Qualche aspetto peculiare del trattamento. Non c'è una linea guida, nessun farmaco con l'indicazione nel foglietto di disturbo iperazionale da borderline, naturalmente, perché non è una malattia, non è una condizione clinica, quindi mancano quelle che sono i nostri riferimenti teorici, le linee guida e le indicazioni ufficiali, ministeriali. È un trattamento veramente sempre su base dimensionale e soprattutto comportamentale, lo ripeto, sono pazienti che non sempre o raramente chiedono aiuto perché stanno male. Si inquadra il fatto che stanno male perché hanno alterazioni comportamentali. Che lo riconosca o no, sono costretti a curarsi. Vengono comunque portati verso la cura. No, qualche cosa che deve poi essere sempre centrato, non la diagnosi o qualche cosa che noi dobbiamo fare fa parte del nostro lavoro. Ma noi dobbiamo curare la persona perché sta male in quel modo. Quindi è un trattamento dimensionale che spessissimo si giova di associazioni. Io ho detto sempre un antipsicotico e l'altro ADA, ma col cavolo, se sono persone che parlano due o tre farmaci, no? Sull'associazione, se noi adottiamo un'ottica dimensionale, dobbiamo tamponare tutto quello che possiamo, e quindi il concetto di associazione è un concetto fondato, è un concetto difficile, è una prassi difficile, ma il concetto è fondato. Quindi spesso sono soggetti che richiedono anche più farmaci contemporaneamente, nell'ottica del fatto che esiste un
il bisogno di un trattamento personalizzato. Non esiste il trattamento del paziente borderline, esiste il trattamento per quel paziente borderline in quel momento della sua vita. E questo deve essere assolutamente individualizzato in modo personale. Che ci piaccia o no, dobbiamo rischiare e usare la voce off-label, perché la prova è indicata una mania, mica nell'atto sociale. Però lo vediamo lo stesso, fa l'esempio più banale. Non la zapina è indicata nel psicosi, mica nel narcisistico, lo vediamo lo stesso. Quindi dobbiamo rischiare, restiamo, dai la prassi, lo facciamo tutti. Però sappiamo che usiamo farmaci fuori indicazione, appunto perché non c'è un'indicazione in questi disturbi. Dobbiamo attenerci a quello che vediamo, a quegli aspetti di psicopatologia che ci sembrano più pregnanti in quel momento e curarli con quello che abbiamo. Antipsicotici, stabilizzatori, antidepressivi e così via. Qualche aspetto critico, l'abbiamo già detta, trattare o non trattare. Spesso non dipende da noi, dipende dal paziente che sceglie non trattare. Ma anche quando dipende da noi, non sempre siamo obbligati a trattare. Ci sono tante situazioni in cui noi stessi possiamo dire aspettiamo, cominciano a seguire la via, vediamo che succede. No, noi possiamo riconoscere un soggetto schizofrenico, ma non è che automaticamente la brutta schizofrenia becca del respiratore. Non è detto, in alcuni casi sì, ma non è un automatismo che abbiamo in testa. Importantissimo, quando cominciamo? Nei ragazzini, queste sono cose che vengono fuori in età giovanile, questi soggetti li vedo prima di noi nello psichiatra infantile, quasi tutti, proprio quasi tutti, o vedono questo pure nei precursori, il disturbo dell'attenzione dell'attività che poi diventa borderline, poi bipolare e così via, no? Di tratti autistici che poi diventano schizzoidi. I neuro infantili vedo questi prima di noi, non li hanno usato mai farmacologicamente. Non li vediamo in età limite tra adolescenza e tra giovanile, non c'è ancora una sintomatologia, ma c'è un orientamento che sta prendendo corpo. E qui entrano in gioco le opinioni, le possibilità. La mia modesta opinione è che conviene trattare prima, che prima interveniamo, col farmaco a più basso dosaggio possibile, tutte le cautele possibili, ma prima interveniamo, più riduciamo il rischio di sviluppi e dell'alterazione di personalità e eventualmente di disturbi successivi mentali meglio definiti. Oppure età adulta, anche in pazienti non sintomatici, intanto lo riconosciamo, tu sei indipendente, meglio che ti curi, anche se non scompensato, oppure vanno più compensato. Questo è facile, con un soggetto adulto che è in crisi per la separazione della moglie, perché le morti di canarino, per quello che volete, che non regge certe situazioni e diventa sintomatico scompensato, e noi diciamo, beh, è così perché sei fatto in questo modo, stai così male in questo momento perché hai un'anomalia di personalità che ti predispone, in questo modo diventa, a questo punto diventa molto razionale, quasi, diciamo, quasi obbligatoria la scelta del trattamento. Se il paziente entra in quest'ottica, spesso il nostro compito non è tanto curare, è convincere il paziente, questi pazienti a curarsi, perché insomma la resistenza è molto più forte che in altre categorie. Poi evidentemente davanti alle alterazioni chiare, definite, psicopatologiche, comportamentali, quindi la scelta, la nostra scelta è obbligatoria, poi il paziente può scegliere diversamente. La nostra scelta è obbligatoria, dobbiamo curare, tenendo conto appunto che è molto elevata la frequenza di un rifiuto o comunque non adesione al trattamento. Non un'aderenza neanche a parlare, ma anche non adesione, c'è pazienti che dicono forse di culo, forse no, di culo perché non chiede moglie. Non perché io penso di stare male. Sono pazienti che portano avanti i trattamenti senza crederci quando lo fanno. E quindi per tutte le difficoltà che ha questa persona. Così. Ultimo punto, qualche aspetto a cui è sempre importante fare riferimento, la componente medico-legale. Ovviamente è importante il consenso, neanche a dire. Sono come tutti i pazienti, in grado di darlo, è importante il consenso al trattamento. Il problema è che spesso non danno. Non danno, non sono così gravi da essere costretti a trattarsi e quindi non si cura. È importante attenzione e continuità, anche sotto l'aspetto della responsabilità del medico, che se ho impensabile, se non in caso di estrema criticità comportamentale, è interessante l'ambito di valutazione della imputata, ad esempio dell'imputabilità di questo soggetto, un borderline che commette un reato è in qualche modo ridotto la sua imputabilità per questo. Un punto delicatissimo, i magistrati questo non convince,
la personalità disturbata quasi mai viene accettata, come dico, anche per scemare parzialmente la capacità di intendere e di volere, a meno che questa non abbia comportato un momento di crisi, un momento critico, un momento di acuzia psicopatologica, prima che comportamentale. Allo psichiatra non piace il concetto di raptus, per dire come una... eppure a volte i magistrati vogliono questo, fuori diagnosi di raptus, che è raptus, non lo sappiamo neanche noi, è un momento critico di un soggetto che non è malato. Chi è soggetto non malato per soggetto al momento critico? Questi, classe A, classe B, questi che senza essere chiaramente malati vanno soggetti a quei 5 minuti di alterazione grave in cui a volte viene riconosciuta anche una riduzione dell'imputabilità. E poi ancora terra ma importante è la capacità di giudicamento, di fare spese. Quanti bordani sono giocatori d'azzardo, sono giocatori che fanno ogni esercizio, fanno spese fuori, lo schizzo tipico fa spese fuori posto. Esiste un rischio comportamentale anche in termini di gestione economica del patrimonio che è quasi mai riconosciuto, ma è molto importante invece in termini reali, ancora non tanto per il paziente quanto per i poli familiari che circondano queste persone. Questo è qualche cosa che difficilmente arriva a livello di richiesta di, non dico in tradizione, ma anche amministrazione di sostegno e quello che volete, però è qualcosa che meriterebbe secondo me molta più attenzione pratica, clinica, oltre che pratica, di quanto la prassi poi normalmente riceva.